Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta qui su Remedy Deleria, sul canale YouTube di Ragazzi del Secondo Piano in compagnia di Stefano per andare a vedere un'altra Champion Review. Ok, facciamo subito una premessa velocissima. Ci sono campioni e campioni, campioni che possono giocare in tutte le modalità, campioni che possono giocare in alcune modalità e campioni che giocano in una singola modalità e tornano solo in una singola modalità. Ok, perché faccio questa premessa basilare? Perché andremo a trattare proprio un campione da singola modalità e stavolta andremo a trattare un campione da singola modalità, sì, ma un campione che appunto dà il meglio di sé nel boss del clan. Stiamo parlando del rissaiolo occulto, rissaiolo da solo, beh, amici, perché non tendiamo a chiamarlo rissaiolo e basta. Mi raccomando, come sempre ragazzi, veniteci a trovare poi per discutere, per ridere, per scherzare, per stare le foto e chiedere consiglio, sia su Twitch, ragazzi del secondo piano, in live, come sempre, sia appunto per quanto riguarda la cheat chat, quindi la chat, tranquillamente su Telegram, Raid Shadow Legends Ita. Ci trovate lì, siamo un centinaio, veniteci a trovare, vi aspettiamo a braccia aperte. E anche, se volete, in R2P Official Twitch, sempre su Telegram. Senza trascurare, ragazzi, per tutte le uscite video che magari uno si può perdere perché non ha attivato la campanella e non si è iscritto al canale, disgraziati, potete andare, volendo, anche su Facebook, ragazzi del secondo piano, sempre omonima pagina e gruppo Facebook. Oppure su Instagram, sempre ragazzi del secondo piano, dove potete trovare delle chicche in pillole, quindi chicche cinematografiche, musiche, eccetera, sempre ragazzi del secondo piano. Allora, detto questo, andiamo subito a vedere come sempre nell'indice, perché ci interessa prima la forma base, poi tutto il resto lo vediamo come l'abbiamo fatto e perché. Ok, eccolo qui, epico della tribù degli ogri nel rissaiolo occulto. La prima cosa che ci spunta subito all'occhio, che salta all'occhio, è quel valore giustamente di HP, 20.000 HP. Il resto, diciamoci la verità, tutto abbastanza sottotono. Ok, giustamente è un campione di tipo HP. Ecco, però un campione di tipo HP che ha delle destrezze molto particolari. Andremo a vedere anche perché tornerà utile solo e soltanto, cioè darà il meglio di sé, vai, chiaramente potete utilizzarlo dove volete, ma comunque in endgame, verso i massimi livelli, non è così consigliato. Però vediamo. Allora, destrezza basilare che attacca un nemico, ha un 50% di probabilità di piazzare un debuff veleno del 5% per due turni. Attenzione, danni basati su attacco. Va bene, il danno non è rilevante perché la cosa è veramente rilevante è il debuff veleno, che può essere aumentato fino al 60%. Attraverso l'ausilio dei tomi destrezza epico. Ok, per quanto riguarda la seconda destrezza, allora, attacco un nemico nel caso questo campione si deve sotto ad un 1 più debuff, questo attacco ignora il 30% del livello 2, 3, 4, 5 fino al turno extra. Oh, perché questo? E attenzione, perché rimuove tutti i debuff da questo campione dopo l'attacco. Attenzione quindi. Allora, una delle prerogative importanti è che se questo campione si trova sotto a 2 più debuff, i nemici uccisi da questa destrezza non possono venire animati. Nel caso questo campione si trovi sotto a 3 più debuff, questo attacco risulterà sempre decisivo. Nel caso questo campione si trovi a 4 più debuff, questo campione guarisce per il 30% del danno inflitto. E vabbè, fino ad un massimo di 5 che danno il turno extra. Perché questa destrezza divora sciagure e con che cosa va in combinazione? Proprio con la sua passiva e non solo poi. Perché piazzerà un debuff veleno del 2,5% su questo campione per 4 turni all'inizio di ogni turno. Significa coesistere contemporaneamente con 4 debuff veleno. Il quinto, quello per il turno extra, non è per forza veleno, ve lo deve mettere il vostro avversario. Nel caso del boss del clan c'è la possibilità che vada a mettere qualche debuff, che voi quindi possiate beneficiare del turno extra se e qualora lui andasse ad utilizzare il suo divora sciagure con 5 debuff. Allora, ha un 70% di probabilità di piazzare un debuff veleno del 5% su un nemico a caso per 4 turni all'inizio di ogni turno. Attenzione, perché lo piazzerà su se stesso, ma ne piazzerà un altro sull'avversario con 70% di probabilità, e il veleno piazzato sull'avversario sarà del 5%, non del 2,5% come quello che si piazza da solo. Ok. Detto questo, perché appunto torna utile nel boss del clan? Prima di andare a vedere perché, andiamo a vedere intanto come l'abbiamo costruito noi dal punto di vista delle maestrie
e dal punto di vista dell'equipaggiamento. Nel caso dell'equipaggiamento, ragazzi, siamo andati a dare un quantitativo di HP ridicolo, ma nel senso che sto veramente tanti. Perché guardate lì, più 48.295 HP su quei 20.000, ok? Allora, come potete vedere, il valore di overall non è altissimo, considerando che è un 6 stelle, ma ha un valore altissimo di precisione, di resistenza, giustamente no, perché noi dobbiamo andare a prendere i debuff, appunto, per sfruttare al meglio il Divora Sciagure. Allora, non è molto semplice da buildare, ma si può buildare in tanti modi. Si potrebbe andare a dare, per esempio, punti alla difesa per tenerlo in vita il più possibile, o agli HP, giustamente. L'equilibrio sta sempre a voi. Perché tenerlo in vita il più possibile? Semplicemente perché lui andrà appunto a piazzare questi debuff veleno, magari proprio sul boss del clan, e quindi maggiore sarà la difficoltà che intraprenderete del boss del clan, maggiori saranno i danni in percentuali causati dal veleno che il risaiolo occulto andrà a piazzare sul nostro avversario. Quindi di conseguenza noi abbiamo optato per due set molto particolari, ossia andiamoli a vedere l'immortale, che andranno a dare appunto un più 15% a tutti gli HP, ma che faranno guarire il nostro risaiolo del 6% ad ogni turno. Il terzo purtroppo non lo avevamo, ma abbiamo scelto comunque per un vita divina che va a dare un ulteriore 15% e uno scudo agli HP del 15%. Per 3 turni avremmo preferito l'immortale semplicemente perché, ragazzi, con la rigenerazione lui andrà a sopperire in qualche modo ai danni che andrà a piazzarsi da solo con il veleno. Magari stando coperti da quei danni da veleno con un set di rigenerazione, non subirete ulteriori danni e potreste andare in qualche modo a vivere più a lungo, perché no, a sopravvivere. Detto questo, una parte importantissima è la precisione, specialmente perché è vero che con i vari tomi destrezza si potrà andare in qualche modo ad aumentare la percentuale già dell'attacco basilare di un 10%, quindi portare la probabilità di piazzare il veleno a un 60%. Però è pur vero che il 60% non è una certezza, non è una sicurezza, e quindi la precisione, specialmente per andare a piazzare i vari debuff, è fondamentale. Ma andiamolo a testare sul campo. Prima di testarlo, però, andiamo a vedere le maestrie. Noi abbiamo optato per appunto l'assistenza e per l'attacco. Per l'attacco, semplicemente per andare a piazzare, come ripetuto, il maestro bellico, che magari può andare ad effettuare ulteriori danni proprio nei riguardi del boss del clan. Tutto il resto ci sembra abbastanza inutile. Si potrebbe optare, ragazzi, però, anche per il fattore difensivo, ma questo dipende sempre da voi, perché dovreste andare ad aumentare la resistenza e comunque potrebbero esserci dei problemi poi nel ricevere debuff dai vostri avversari. Ricordiamo che paradossalmente ricevere debuff per il risaiolo, proprio per la sua destrezza Divora Sciagure, è fondamentale per andare a sfruttare un turno extra, quindi magari un probabile avvelenamento in più nei riguardi dei nostri avversari. Per quanto riguarda la precisione, invece, ci sembrava migliore come scelta per andare appunto con più certezza a piazzare quei debuff, specialmente magari quello dato dalla passiva. Andiamo a testare sul campo, però, e lo andiamo a testare proprio, ragazzi, nella modalità boss del clan. Lo andremo a testare con un colore avverso, purtroppo, e andremo a vedere quanti avvelenamenti potrà piazzare e magari, messo in combinazione con i giusti campioni, che genere di danni può provocare, appunto, magari grazie, per dire, a una scilla che può andare a dare un aumento degli HP, quindi anche lei per turno va in un certo senso a fare quello che fanno 3-7 immortale. Più magari il Cavaliere Nero che può aumentare la sua difesa, più magari Lissandra che può aumentargli la velocità e magari farlo attaccare più volte. L'unico problema che il nostro Rissaiolo ha, e che avevamo trattato anche in live, giustamente, è questo fattore del Divora Sciagure, che l'IA tende ad utilizzarlo in momenti non convenienti. Ma tanto è che va bene così. Come vedete, nonostante il colore avverso riesce a piazzare già il primo avvelenamento, vediamo come proseguirà. Ovviamente il colore è avverso, quindi la resistenza del nostro boss del clan sarà maggiore. Ecco che però il boss del clan ha appena piazzato un ulteriore, come vedete, debuff sul nostro risaiolo. E quindi magari, se e qualora dovesse triggerare appunto il Divora Sciagure con 5 o più debuff, potrebbe in qualche modo andare ad effettuare un turno extra. Come vedete, già 4 avvelenamenti piazzati da un singolo campione, che da solo va a piazzare gli avvelenamenti che magari piazzerebbero molti più campioni. Lui li piazza tutti da solo. Una cosa incredibile nei riguardi del boss del clan, perché veramente sembra essere
un campione fondamentale per effettuare danni nel tempo dati appunto da quei debuff quali veleno eccetera. Lui è uno dei migliori sotto questo punto di vista e diciamo che fa il suo lavoro in maniera egregia. Come potete vedere, il fatto stesso che lui vada a riprendersi tutta quella percentuale data dal 7 immortale, considerate che ogni singolo debuff veleno va a togliere un 2,5%, e già se ha due debuff veleno su se stesso del 2,5% è cumulabile, quindi arriverà a un 5%, con 2-7 immortali noi abbiamo una copertura del 6% sui danni da veleno e quindi avrà la possibilità di andare quantomeno nei primi 2-3 turni a non prendere danno dal veleno che piazza su se stesso, quindi magari sopravvive di più e piazza più avvelenamenti, come potete vedere. E il fatto stesso che abbia a disposizione una D6 maestro bellico, come andremo a vedere adesso, se qualora si triggera, andrà ad effettuare 47.000 danni in più sul boss del clan ad incubo. Quindi adesso vediamo se ci riesce. Ok, non c'è riuscito nemmeno. Ragazzi, chiaramente con il colore avverso è tutto diverso. Ringraziamo sempre il clan. No, scherzo. Ok, l'ha piazzata, come vedete, quindi 47.000 danni aggiuntivi, senza considerare quelli da veleno. Le somme le tireremo alla fine della battaglia contro il boss del clan, dove potremo vedere e apprezzare al meglio quelli che sono stati i danni complessivi fatti dal rissaiolo occulto, proprio grazie ai debuff veleno piazzati turno per turno. Considerando, ragazzi, ripeto, che una prerogativa importantissima è la precisione, perché qualora vi doveste trovare appunto in una situazione di svantaggio colore, quindi con una resistenza aumentata da parte dello stesso boss del clan nei riguardi dei vostri campioni, magari per dire in questo caso di tipo spiritico, potresti rischiare di non piazzare i debuff veleno nonostante la percentuale sia del 70%. Quindi mi raccomando, superate quantomeno minimo 200 punti di precisione per il vostro rissaiolo occulto. Molto importante, ragazzi, forse la caratteristica fondamentale è proprio la precisione, anche perché poi sicuramente non è facile dare dei tomi epici al nostro rissaiolo, se non altro perché i tomi epici sono di difficile reperibilità e quindi magari può risultare più complicata arrivare appunto a quella possibilità di avere sull'attacco basilare un 60% appunto di probabilità di piazzare il debuff veleno. Quindi mi raccomando, cercate quantomeno di avere una precisione aumentata per sfruttare fin dove potete al massimo quel 50% e quel 70% di probabilità di piazzare il veleno dati dalla destrezza basilare e dalla passiva rispettivamente. Ecco, adesso dovrebbe piazzare. Ok, forse possiamo arrivare. No, non ci arriviamo. Ci arriviamo ancora, non ci arriviamo. Anche perché penso che l'extra turno non riuscirà a guadagnarlo. Però comunque di avvelenamenti va veramente benissimo. La D6 si sta attivando con più frequenza. Ottimo. Avere anche a disposizione magari una velocità elevata può in qualche modo, ripeto, portare il rissaiolo occulto ad avere la possibilità di effettuare più turni, quindi di andare a piazzare più avvelenamenti. Ricordate sempre che comunque c'è un tetto di debuff massimo che il boss del clan può avere su se stesso, quindi 10 debuff contemporaneamente. Considerando che ogni singolo debuff che viene piazzato dalla passiva dura 4 turni, magari a un certo punto tenderà a fermarsi, quindi forse è preferibile avere al vostro fianco un campione che vada in qualche modo a piazzare, magari in combinazione con il rissaiolo, un riduci difesa, per dire. Forse sarebbe l'ideale. Nel mio caso utilizzo Rotos per piazzare il debuff riduzione difesa, perché comunque, ripeto, arrivati a 10 debuff non aumenteranno più il numero di debuff presenti sul boss del clan e quindi magari a un certo punto sembra anche abbastanza inutile, però vabbè. Giustamente, se riuscite a far coesistere 10 debuff contemporaneamente sul boss del clan, ragazzi, fate un calcolo, se ogni singolo, per esempio, debuff veleno del 5% va a piazzare 50.000 danni per turno, considerate che farete 500.000 danni in un singolo turno con 10 debuff veleno sul boss del clan. Quindi attenzione, perché comunque fioccano i milioni poi lì.
siamo arrivati al 21esimo turno. Di danni ne ha fatti abbastanza, direi. E ci ha lasciato, giustamente. Adesso andiamo a vedere il resoconto totale dei danni fatti dal nostro rissaiolo occulto. Perché penso stiamo per perdere anche Scilla, volendo. Forse no, forse no. Bella combinazione quella. Un altro turno può resistere. Ok, adesso è esplosa male, come giusto, come da copione. Vabbè, sono fatti abbastanza danni. 11 milioni, ma non più che bene. Ok, perfetto. Vediamo i danni fatti da rissaiolo, ragazzi. Come vedete, 6 milioni 700.000 solo da rissaiolo occulto. Quindi significa che comunque ha fatto quasi il doppio rispetto a Rotos. Quindi una cosa, direi, abbastanza incredibile dal punto di vista dei singoli danni fatti da un campione solo nel boss del clan di Incubo, per dire. Quindi veramente un pezzo pregiato per quanto riguarda la modalità boss del clan. Ripetiamo sempre, prima di andare in chiusura, che il nostro rissaiolo ha bisogno, come avete visto, di una precisione incredibile per andare a piazzare i suoi debuff. L'investimento dei tomi destrezza epici non è consigliata. Se avete campioni migliori ai quali dare appunto questi tomi destrezza, forse è preferibile per loro, non so. Magari altri campioni che comunque necessitano di un danno maggiorato, o comunque di una riduzione di cooldown delle varie abilità. Perché comunque la cosa fondamentale del nostro rissaiolo è proprio la passiva. Per andare, ripetiamo, a parare i danni subiti, che subisce su se stesso appunto autopiazzandosi quel debuff veleno del 2,5%, è consigliabile andare ad inserire dei set che vadano in copertura. In questo caso potrebbe essere l'immortale, che comunque va a dare un 3%. Potreste optare anche per un set di rigenerazione, perché no? Sta tutto a voi. Ricordiamo, per tenerlo più in vita, aumentare o gli HP o comunque la difesa, perché andrete appunto ad effettuare danni nel tempo grazie al piazzamento di questi debuff veleno. L'attacco quindi risulta abbastanza irrilevante. Per quanto riguarda le maestrie, ripetiamo, il ramo assistenza per aumentare la precisione, e per quanto riguarda il fattore attacco, magari la T6 preferibile, appunto essendo le destrezze tutte a colpo singolo, è proprio il maestro bellico. Detto questo, ragazzi, per qualsiasi dubbio, domanda, perplessità, come sempre vi invitiamo a lasciarla qui sotto nei commenti. E da Stefano, dai ragazzi del secondo piano, dai Shadow Legends, dai Reame di Teleria, anche per oggi è proprio tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate like come sempre. Ciao 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 ciao.